Buongiorno a tutti, grazie per le visualizzazioni dei precedenti video e grazie anche alle persone che hanno deciso di iscriversi al canale. Oggi voglio parlarvi di una piccola parte della mia collezione di profumi da borsetta. Perché profumi da borsetta? Perché esiste un formato come questo, spray oppure roll-on, che ci dà la possibilità di provare a piccoli prezzi delle fragranze che poi, se possono piacere, si possono acquistare in full size. Oggi partiamo con questo profumo che purtroppo è discontinuato di Bath & Body Works. Discontinuato perché non sempre viene proposto però ve ne parlo perché se per caso vi capita di poter acquistare questa meraviglia, io ve la consiglio caldamente. Questo è un profumo al cardamomo, alla vaniglia barbum e al muschio. È di una persistenza veramente lunghissima. È un profumo molto caldo, molto avvolgente. Ripeto, se vi capita, questo potete dargli una possibilità. Andiamo poi alla casa Elan. Elan è una casa tutta italiana che produce dei profumi molto molto validi. Oggi vi parlo di questa linea dedicata alla vaniglia. Partiamo con questa che è Vaniglia Verben. Vaniglia Verben ha note di limone di Sicilia, citronella, artemisia, verbena, ambra e lietoprio. È una fragranza molto fresca, frizzante, oserei dire quasi sbarazzina. Sembra una crema pasticcera cotta con la scorza di limone. Questa ve la consiglio. Passiamo poi alla vaniglia Oolong. Guardate che bello questo colore, bellissimo. Vaniglia Oolong è a base di arancia dolce, tè Oolong, zafferano, muschio bianco, vetiver, pepe nero, cardamomo e zenzero. È una vaniglia speziata calda ed avvolgente come una classica tazza di tè caldo dal sapore speziato. Questi che vi sto mostrando sono tutte mini size, chiamiamolo così, dei profumi che si possono portare in borsa e che appunto riescono a darvi una visione un po' più ampia rispetto a un classico campioncino da profumeria. Passiamo poi alla vaniglia Cashmere, che è a base di basilico, anice, sandalo, cashmere, vetiver di Haiti, balsamo del Toulou, muschio, ambra. Forse è la più maschile delle tre fragranze dedicate alla famiglia ed è ideale per il periodo invernale. Passiamo a parlarvi di un'altra maison italiana. E io adoro questa maison. Vi sto parlando di Erbario Toscano. Quindi siamo nel nostro Made in Italy e siamo nel nostro orgoglio italiano. Queste fragranze di Erbario Toscano le potete trovare presso le profumerie Essere Bella della catena Esselunga, ma anche online potete acquistarle. Io queste ve le consiglio vivamente, intanto perché diamo la possibilità a un brand italiano come il precedente Elan di acquistare italiano e direi che in questo momento penso che sia una cosa molto importante. E poi per la qualità delle materie prime che viene usato.
Il design è ispirato all'antica tradizione delle farmacie fiorentine del fine del 1800. Allora, partiamo con Salis. Opla, ops. Eccolo qua, Salis. Qui troviamo note di alga rossa, elicrisio, mirto, timo, camomilla, muschio, patchouli, cedro e vaniglia. Di questa fragranza troverete la mia recensione su fragrantica.it e fragrantica.com, sia quindi in versione lingua italiana che in versione lingua inglese. Ed è una recensione che ho fatto nel 2018. Questa è una fragranza che fa parte del gruppo Marino. Ha delle note acquatiche, questa è veramente, veramente una bella fragranza. Questa è veramente top. Abbiamo poi fumo di oppio. E come potete vedere, ne ho usato tanto. Questo è uno dei miei profumi preferiti. È a base di cumino, cannella, cardamomo, cedro, legni, sandalo, muschio bianco. Per chi conosce il brand di Serge Lutin, è un dupe di Féminité du Bois, che è uno dei miei profumi preferiti. Io amo, amo profondamente questo profumo, sia nella versione originale di Serge Lutin, che prima o poi ne parlerò sul canale, sia di questa. Questo ovviamente viene venduta molto molto meno, ma se amate quelle fragranze sensuali, calde, avvolgenti e di ottima durata, questa io ve la consiglio vivamente. Come vi consiglio, sempre dello stesso brand, quest'altra. Anche di questa noterete il mio uso. Vi sto parlando di polvere di Siena. Qui abbiamo note di bergamotto, pepe nero, elemi, rosa, mughetto, garofano, chiodi di garofano, noce moscata, vaniglia, patchouli, sandalo, cedro, vetiver e vaniglia. Anche questo è il mio preferitissimo e di questo trovate sempre la recensione su fragrantica.it e fragrantica.com. Io non solo sono appassionata di profumi, alla fine la maggior parte dei miei profumi preferiti nella mia grande collezione sono quasi tutti profumi di tipo orientale. Sono profumi caldi, persistenti, che si sentono e per me il profumo sulla persona deve lasciare la scia. Io sono fatta così. Per me non è un profumo se non lo senti tu e se non lo fai sentire anche alle persone che ti circondano. Adesso passiamo ad un altro brand che io amo molto, è un brand americano, è un brand che tutti conoscono. Vi parlo di Avon. Io non sono una venditrice Avon, ma una acquirente seriale, oserei dire, di queste fragranze, di queste maison, perché Avon crea delle fragranze veramente spettacolari e in occasioni di campagne particolari che loro dedicano di volta in volta, si possono acquistare a veramente delle cifre irrisorie dei profumi che sono fantastici. Il primo di cui vi parlo è questo, Incandescence. Abbiamo orchidea, mughetto, ciclamino, tulipano e peonia. Per chi ama J'adore, questo è il dupe di questo blasonato profumo. Anche di questo trovate la recensione su fragrantica.it o fragrantica.com. Un altro profumo che a me piace molto
e Faraway Rebel. Faraway, per chi conosce il brand Avon, è un profumo famosissimo all over the world. Tutti conoscono Faraway, ma nel corso del tempo Faraway ha ricevuto delle declinazioni diverse nel flank, nel colore, nella fragranza. Io ne ho collezionate diverse in full size, scusate. Ma ho anche queste da borsetta, perché prima di acquistare una fragranza, come vi dicevo prima, quando non sono convinta, preferisco prendere un formato come questo che utilizzo e riesco a capire fino in fondo se è un profumo che può piacermi oppure no. E questo mi piace. Chi conosce Black Opium, questo è il suo dupe. Qui troviamo Ribes Nero, Panna Montata, Fiore d'Arancio, Toffee e cioccolata, quindi qui parliamo di un profumo gourmand. E sempre di questo trovate la mia recensione sui due siti che vi dicevo prima. Altro Faraway molto famoso è Faraway Gold. Ecco, noterete anche qui quanto io ne ho usato. Qui troviamo Pesca, Fresia, Osmanto, Fiore d'Arancio, Ylang Ylang, Gelsomino indiano, vaniglia del Madagascar, sandalo ed ambra, scusate. Questo è un dupe di Coco Chanel ed è una versione più ricercata, più da donna matura che da ragazzina. Però nulla vieta che tutti possano indossare una fragranza come questa. E ve lo dice una persona che ha oggi la sua età, quindi sono una persona âgée, ma che ha iniziato a 18 anni ad indossare Opium di Yves Saint Laurent, che è praticamente la fragranza che distingue la mia persona. Se c'è un profumo fatto per me è proprio Opium. Quindi questo Faraway Gold, secondo me, va bene per tutte le età. E adesso passiamo a quelli che io chiamo il diavolo e l'acqua santa. Parliamo di due profumi di Narciso Rodriguez. Questo Narciso Forever, questo è Narciso Rouge. Perché li chiamo il diavolo e l'acqua santa? Allora, cominciamo a parlare di questo, Narciso for Her. Qui abbiamo rosa, pesca, muschio, ambra, sandalo e patchouli. È un profumo dolce, tenero, elegante. È una fragranza che veramente piace a tutti. Ecco, in questo caso abbiamo una skin scent. Che cosa intendo per skin scent? È una fragranza che spruzzate e che resta intorno a voi, ma non viene percepita dagli altri se non dalle persone quando vi si avvicinano. Se invece vogliamo lasciare il segno, ecco qui, questa è una meraviglia, ragazzi. Abbiamo Narciso Rouge, qui abbiamo il fuoco rosso, la passione. Abbiamo iris, rosa bulgara, muschio, fiore d'arancio, tuberosa, vetiver, cedro bianco, cedro, fava tonka, vaniglia e sandalo. Proprio a simboleggiare il fuoco ed il rosso, colore della passione, abbiamo una fragranza profonda, sensuale e narcotica. Questa è una fragranza che io vi consiglio di sera, eventualmente per una night date, quindi per un incontro galante. Ecco qui, questi sono la prima carrellata della mia collezione di profumi da borsetta. Vi mostro in anteprima gli altri. Questa è un'altra parte che io ho. Se la cosa vi interessa, posso farvi la recensione di questo. Grazie per la vostra attenzione.
Ciao.